ancora ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Mandzukic. Provano a ripartire da dietro. Lucas Paquetá. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. E sarà rimessa con le mani. Ibrahimovic. Oggi è andato a segno. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Hanno ottenuto un fallo laterale. Mi sembra che abbiano deciso di non forzare il pressing per non sbilanciarsi. Lo dici? Sì, cercano di tenere le distanze giuste, puntando a intercettare la palla piuttosto che intervenire in tackle. Non vogliono farsi superare con giocate in profondità o addirittura nell'uno contro uno. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Lucas Paquetá. La gioca a sinistra. Scodella in avanti. La Fiorentina si riappropria. Chiesa! La sua conclusione manca lo specchio della porta. Niente di fatto, però non mollano. Sanno anche loro che l'unico modo per riaprire la gara è provare a tirare in porta. La Fiorentina al calcio di punizione. Prova il cambio di gioco. Rebic è in una posizione in cui può far male alla difesa. Arriva Ibrahimovic, eccolo. Mandzukic. Tocco preciso. Cerca il tiro. Non si ferma più, ancora a segno. Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza. Doveva solo spingerlo in rete, un gol facile per lui. Gli hanno concesso troppo spazio e lui si è preso tutto il tempo per prendere la mira e buttarla dentro. Si riparte dal 3-0. Lucas Paquetá. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Palla in avanti verso il compagno. Mandzukic. Può tentare la conclusione. Ha segnato. Segna la ripetizione. Nessuna pietà per gli avversari. Il colpo sotto. Ha sorpreso anche me con questa soluzione. Il portiere è rimasto ipnotizzato. Risultato ormai assolutamente impossibile da ribaltare. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Cerca l'uomo là davanti. Ribery. Pulgar. La Fiorentina al calcio di punizione. E quasi sicuramente proverà la conclusione a rete. E questa è ovviamente una buona opportunità. Prova direttamente. Pallone velenoso questo. Pelotti. Alessio Romagnoli. Questo errore potrebbe essergli fatale. E passa. Un intervento impeccabile. La gioca in profondità. Mandzukic si allunga per arrivare al pallone. Rebic.
si libera alla grande, prova a tirare. Iniezione di energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Credo che questo cambio arrivi troppo tardi. Sai, per qualsiasi giocatore è davvero difficile ribaltare le sorti di una partita in così poco tempo. Ora Belotti. Bruno Fernandes. Questa palla è per lui. Cerca di superare la difesa con il colpo di classe. Palla riconquistata immediatamente. Chiesa. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Se ne va. Rebic. Ci ha provato. Non è riuscito a servire bene il compagno però. Ibrahimovic ci mette il fisico e conquista il pallone. Hernandez. Arriva Ibrahimovic, eccolo. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Ibrahimovic. Lucas Paquetá. Prova a prolungare. Scatta verso il pallone. Niente di fatto, azione interrotta. In buona posizione. Finisce così, non c'è più tempo. Sono entrati in campo dal primo minuto con una grande determinazione. Il risultato non è mai stato un dubbio. E invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Questa squadra ha dei giocatori di grande qualità, con cui riesce spesso a sfondare proprio per vie centrali, mettendo gli avversari in grande difficoltà. Dalla regia ci fanno segno che non abbiamo più tempo. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. Grazie Fabio, alla prossima!